faccio i complimenti ai ragazzi, a tutti quelli che sono scesi in campo, perché dopo un inizio difficile, anche per una scelta che avevo fatto di provare a togliere una situazione a Treviso che ci ha tolto completamente il ritmo, loro sono stati molto bravi a cambiare da subito l'energia e l'aggressività messa in campo, e spesso quando si parte così non è semplice poi provare a cambiare quello che sta succedendo in mezzo al campo, e invece i ragazzi sono stati molto bravi, non si sono fatti prendere dallo scoramento o dalla delusione per quello che stava succedendo in mezzo al campo, ma hanno subito fatto un passo in più e da lì poi siamo stati lucidi, secondo me, nell'attaccare quando dovevamo attaccare, nell'eseguire quando invece Treviso non ci permetteva di attaccare tutto campo. Poi credo che se vogliamo fare ancora un passo avanti dobbiamo provare a migliorare la gestione in alcuni momenti della partita, perché in alcuni momenti quella partita era completamente dalla parte nostra, abbiamo concesso, secondo me, cose un po' troppo facili a una squadra dal talento e dalla fisicità di Treviso, e quindi in quei momenti lì dobbiamo essere un po' più cinici, un po' più bravi a spendere un fallo, cioè a spendere un fallo piuttosto che a fare più attenzione al rimbalzo o nelle rotazioni, quindi questo dovrà essere un ulteriore motivo di crescita. Però i complimenti vanno tutti a loro, perché sono stati bravissimi questa sera nel mettere in campo tutto quello che avevano. Permettetemi di dedicare la partita, di mandare un pensiero a Tommaso Rinaldi, che ha saltato le ultime due partite, penso erano le due partite che si era segnato sul calendario da appena uscì il giorno dopo che la federazione l'ha fatto uscire, perché credo che volesse giocare a tutti i costi a Rimini, a casa sua, e poi contro Treviso, dove è stato un giocatore molto importante per 3 anni. E quindi un pensiero lo mandiamo a lui, sperando che da questa settimana possa tornare nel gruppo, e chiudo con il ringraziamento al pubblico, che secondo me anche questa sera ci ha trascinato. Sinceramente è proprio piacevole e stimolante giocare in un ambiente così, e speriamo di continuare ad alimentare l'entusiasmo di tutti i tifosi che ci seguono. Okay.